Io vorrei che tu ci parlassi un po' di Marco Tullio Giordano, poi farò intervenire. Le maître. Allora, innanzitutto Marco Tullio Giordano lo devo sempre ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché da lì in poi, per quanto mi riguarda, di quello che auguro a tutti i miei colleghi, la carriera è cambiata, ma non tanto perché abbiamo vinto campo, perché uno ha vinto dei premi, non è quello, ma perché da lì in poi mi dicevano che questa è la grande differenza. Signor Boni, c'è questa sceneggiatura, le piace, non vuole fare, prima dovevo fare 3, 4, 5 provini, in mezzo a 100-150 attori, sperando di essere scelto. Da lì in poi, c'è stata questa, così, e io posso garantire che è meravigliosa, perché andare lì 5 minuti e andare tutte sperando di essere in tema, anche se hai litigato con la fidanzata, se hai appena bisticciato col vigile perché ti ha dato la multa, è molto difficile fare a volte i provini davanti anche dei mostri sacri come Marco Tullio piuttosto che un tornatore, piuttosto che non è facile, 5 minuti convincere, anche se hai fatto scuola, eccetera, ma magari in quel giorno non sei atto, sei down, tu hai fatto, siamo uomini, siamo donne. E perdi il provino, non lo prendi, non lo vinci. Allora, evitare la lavata è sacrale, è stupendo, e lo auguro a tutti i miei colleghi. Marco Tullio è una persona fuori dal comune, parlo prima proprio come persona. Hai fatto 3 film con lui, eh? Questo è il quarto, Iara che deve uscire è il quarto. Ah, sei Quindi, di Iara, Iara. tu eri un grande, Sono 4. quattro. Così possiamo aspettare. Ah, sì. Su Netflix dovrebbe uscire questo, sul caso di Yara Gambirasi, c'è la protagonista Isabella Aragonese che fa la PM, Letizia Ruggeri, io faccio un tenente con dei carabinieri che la affianco nell'indagine. È prima di tutto una persona veramente curiosa, eclettica, curiosa di tutto, onnivora, vuole sapere sa dei cavalli, dei cani, delle auto, sa tutto delle moto, biciclette, dell'equipaggio, è proprio assetato di conoscenza in generale, al di là dei libri, al di là della filosofia, al di là dell'arte, proprio in generale. È diventato anche un cultore di come si fa l'olio, perché adesso in Toscana hanno anche a Caterina come si fa l'olio, filtrarlo, la potatura di pulire, cose, diventa maniacale, in una maniera fuori dal comune. E nel primo incontro che feci con lui è stato veramente uno dei problemi che mi ha colpito di più, perché non era un problema. Io ero andato pensando che mi ha fatto un incontro, come se fosse venuto allora, quanti volte a dire, quanti anni è, come ti piace leggere, il tuo colore preferito, dipingi, scrivi, nuoti, cosa fai, corri, quanti piacciono, i posti ti piacciono, ti piacciono, quindi mi diceva, se mi è stato nel deserto, sembrava di stare in analisi, cioè stavo dicendo, e mi chiedeva delle cose che mi interessavano, punto e stop, e io rispondevo, poi dopo, ha selezionato dei 4-5 attori e ha fatto fare il proprio su parte, cioè con il dialogo che mi ha mandato a casa, ha studiato le memorie e ti ha fatto trovare. Ma prima è stato questo, poi dopo. Questo era per la meglio Per la meglio di tutto, il primo incontro, sì, poi dopo. No, ma lui mi ha raccontato che per quando sei nato. Quando sei nato, non puoi nasconderti, ho fatto il provino per i bambini. Ho fatto 5 provini per fare il papà accanto ai bambini, perché lui voleva scegliere il bambino. Sì, sono andato a Brescia e ho fatto, ma non era scritto, doveva scegliere il bambino. E allora io ho fatto la parte del padre, perché ho fatto 3 scene con ogni singolo bambino. E poi ha vinto Matteo. È stato bravissimo. E come l'hai fatto? Quello che mi hai raccontato, ti ha chiesto di fare il padre per fare il corso politico, però non eri previsto per la parte del padre No, ero e l'ha deciso l'ha quando deciso si è l'anno avvicinato. precedente, perché lui gli voleva far fare la parte del popolo, quello che teneva la parte, perché non essendo padre, diceva, ma l'affetto paterno, eccetera, non c'è ancora la paternità dentro, devo scegliere uno che invece voglio fatto questi 5 di là. Un poco anche bresciano, cioè anche se sono bresciano che parlavo così, ho studiato di modo, e questo mi fa, se sei convinto lui nel vedermi a fare, di farmi fare questo altro personaggio. Tra l'altro non so se l'avete visto, perché Grazie. è stato presentato a Cannes e che sembrava andare verso una carriera brillante, invece a Cannes ha colto molto male. Molto male.
vinse un premio della critica, François Chalet, se non sbaglio, ma non è critico. No, si prende il premio François Chalet, esattamente, che è un premio dato sì, un po' più, diciamo, parallelo. Sì, parallelo, ma fu accolto freddamente, non ho mai capito perché c'è stata quell'influenza, forse era 10 anni avanti, adesso se uscisse sarebbe un po'. Perché io considero che uno dei suoi migliori film, anche secondo me, quando si è nato non potete nascondere che è un grandissimo